sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio di guarire quanti avevano bisogno di cura. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: conceda alla folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare vivere per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: fateli sedere a gruppi di 50 circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati. 12 ceste. Parola del Signore. Solennità del Corpus Domini. Vedete il percorso: Pasqua, i 40 giorni, l'Ascensione, Pentecoste, la prima domenica dopo Pentecoste e la Santissima Trinità. E poi il giovedì successivo alla Trinità e il giorno del Corpus Domini, per accordi con lo Stato italiano, si sposta alla domenica successiva. Ma normalmente in tante parti del mondo si celebra il giovedì successivo, la domenica della Trinità. Perché una festa e una solennità in più intorno all'Eucaristia, al corpo di Cristo? Uno dice: meglio abbondare, sì, però tutte le domeniche noi celebriamo l'Eucaristia, il corpo di Cristo, tutte le domeniche è il giorno del Corpus Domini, e la domenica è il giorno in cui quello che ci racconta Paolo nella seconda lettura è fatto in maniera tale da perpetrare la memoria. Fate questo in memoria di me. L'istituzione dell'Eucaristia, la domenica, è il giorno del Signore in cui lo fa. Perché il Corpus Domini? Dice: vabbè, ma per dare un particolare spazio a quell'avvenimento, quella giornata in cui è stato istituito. No, ci sta il Giovedì Santo. E il Giovedì Santo noi ricordiamo l'istituzione dell'Eucaristia. Tant'è vero che poi a seguire c'è l'adorazione eucaristica, perché è il Giovedì Santo che noi ricordiamo l'ultima cena. Beh, c'è un motivo storico, ed è un motivo storico particolare che risale alla seconda metà del Medioevo, la seconda parte del Medioevo, il Medio Medioevo, con un miracolo eucaristico che vede un sacerdote tedesco che celebrava l'Orvieto, che aveva delle perplessità, per non dire un'incredulità profonda, nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, che al momento della frazio, al momento della frazione del pane, vede dei flutti di sangue uscire dalla particola, dall'ostia, che imbrattano i propri paramenti, e ovviamente resta il segno. Una notizia sconvolgente, soprattutto in un periodo dove il protestantesimo metteva in dubbio la presenza reale di Gesù continuata dopo la celebrazione della cena. Tant'è vero che l'adorazione o il culto eucaristico poteva rischiare di essere messo in discussione. Fatto sta che il Papa va ad Orvieto, prende le reliquie, siamo il giovedì successivo, la domenica della Trinità, e porta in processione da Orvieto a Roma quelle reliquie. Quella è la prima processione del Corpus Domini. E la gente osannava, si raccontano negli annali, nelle cronache, il passaggio, preparandosi a quell'incontro con il segno di Gesù Eucaristia.
Tenete presente che da allora le infiorate, quelle che sono in questi giorni preparati per tante città per accogliere l'Eucaristia, rimandano a quella processione. Anche a Napoli oggi ci sarà, come in tutte le città, la processione del Corpus Domini. A Napoli partirà dalla Basilica di San Domenico Soriano e andrà a Montesanto, e invece anche noi in piccolo, alla fine di questa celebrazione, faremo la processione del Corpus Domini all'interno della nostra chiesa, qui all'interno del corridoio, per ricordare anche noi quell'avvenimento. Ma fermo restando il fatto storico, è bello poter in qualche maniera ritornare a ricordare a ciascuno di noi il dono straordinario che Gesù ha fatto a noi. Un dono così grande che a volte rischiamo di banalizzarlo, sì, così. Perché noi facciamo la comunione, ci avviciniamo al corpo di Cristo, ma un po' per colpa nostra che non abbiamo fatto un'adeguata catechesi di approfondimento, una proposta eucaristica forte perché il suo significato potesse davvero arrivare nella vita credente, un po' per una preoccupazione, diciamo così, da parte delle persone di non sentirsi in certi casi mai degni di avvicinarsi all'Eucaristia, per cui si limita il momento della comunione, quando invece è il momento vitale, perché chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita. È il momento in cui io faccio non soltanto un gesto devozionale, ma assumo dentro di me la certezza, se credo, che non sono più io a vivere, ma è Cristo che vive in me. Se mi ascoltate, facciamo un passo indietro e proviamo a capirlo. Io lo ribadisco soltanto, ne faccio poche battute, anche se ci vorrebbe un corso intero di teologia eucaristica, ma facciamo un passo semplice: il pane. I sacrifici in quel momento, certo, erano fatti anche con i frutti della terra, erano sacrifici più o meno cruenti: agnelli, capri, bui, tori che venivano sacrificati. E invece Gesù prende il pane, dice: vabbè, ma quello teneva a tavola in quel momento, il pane e il vino stavano cenando. No, il problema è che sceglie quello che ordinariamente noi assumiamo come gratitudine al creato, ordinariamente, perché non c'è un prodotto più trasversale all'umano in ogni parte, in ogni latitudine, che non sia il pane. Possono essere di forma diversa, può essere fatta in maniera diversa, ma quella materia è materia che rende diversamente uguali in ogni parte del mondo, tant'è vero che c'è una strettissima relazione tra pane e uomo. È il pane che dice comunità, che dice appartenenza. Sei buono come il pane, sei amico e compagno, sono legate dalla parola pane. Ma se voi prendete un pezzo di pane, un pezzetto di pane, prendete e lo mettete vicino all'orecchio, dice Padre Gennaro, esce il pazzo, no, lo prendete vicino all'orecchio e gli dite: raccontami la tua storia. E il pezzetto di pane ti dirà: io ero un seme, e per poter diventare quello che sono diventato, mi sono dovuto mischiare alla terra, all'acqua, al sole, al fuoco, ai quattro elementi primordiali. Cioè io ho bisogno del creato intero per arrivare a te, ed è il creato intero che aria, terra, fuoco, acqua si muovono per te. Il contadino ara la terra e la prepara, il mugnaio, dopo che il trebbiatore ha ritirato il seme e l'ha diviso dalla pula, lo deve macinare, e poi c'è il panettiere che deve plasmarne la forma, e poi c'è il fornaio che deve infornarlo, e poi c'è il venditore che lo dà alla massaia, e la massaia, la donna, l'uomo che sia, lo porta a casa e tu lo consumi. Nel momento in cui tu lo mangi, il pane ti consegna la storia dell'universo e degli uomini che non si fanno vedere, ma che stanno lavorando per te. Tu non sei privilegiato
Tu sei privilegiato perché sei parte di un universo che intorno a te ti sta guidando, sostenendo alla vita. E Gesù prende il pane, lo spezza e dice: da oggi in poi tutto questo processo prova ad immaginare, prova a viverlo, anzi certamente è Dio che si dona a te, perché Dio è nel creato, perché Dio è nell'universo degli avvenimenti, perché Dio è nei fratelli che stanno lavorando in silenzio per te, perché Dio ti ama e si fa pane. Prese il pane, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo. E come il pane, pensateci per un attimo, ci consegna la sostanza più che la forma, anche se la forma è gradevole, no? Ci sostiene la sostanza, perché ciò che davvero mi nutre, ciò che davvero mi dà vita è la sostanza. Il termine sostanza viene da sostanza, cioè sta sotto e non si vede, e la sostanza sono i carboidrati, la sostanza. Tanto è vero che quando un alimento dice, non viene proprio sostanza, la sostanza è quello che al di là della forma mi dà la vita. È come per il pane: io se mangio pane, io sono nutrito dal pane, per cui posso dire mangio pane e divento pane, bevo vino e divento vino, perché io sono quello che mangio, mangio carne e divento carne, mangio pane e divento pane, se mangio Cristo divento Cristo. Mangiando Cristo non sono più io a vivere, ma è Cristo che vive in me. Ma avete capito perché ci facciamo la comunione? Altro che devozione. Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci, avete sentito? Ma era altra sostanza. Quando vanno da lui dopo questo miracolo per farlo re, lui dice: voi mi cercate per il cibo che perisce, io sono venuto a darvi un cibo che dura per la vita eterna. Mangiate questo pane, diventate miei compagni. Un pane, io spezzo il pane con lui, non sono più io a vivere, ma è Cristo che vive in me. Allora sembra quasi ridicolo quello che una volta si diceva: comunicarsi perlomeno una volta all'anno. Ma pare proprio, come si fa a sentire che quella è la mia vita e a già vivere una volta all'anno? Oppure vengo, mi seggo, sto a tavola, spezzo il pane e poi vedo gli altri mangiare e io aspetto, vedo la loro, dice vabbè, ma così c'è stato detto. E forse è stato detto sbagliato, perché fondamentalmente è vero che io non sono degno, perché lo ripeto tutte le volte che mi avvicino all'Eucaristia: io non sono degno, non sono degno, lo dico, ma una tua parola e io sarò salvato. E io ho bisogno della riconciliazione, ho bisogno della confessione, certo che ne ho bisogno, ma ho bisogno di nutrirmi del corpo di Cristo, ho bisogno di Lui. E più mangio Lui, più divento Lui, e più divento Lui, e più allontano da me il peccato. Certo che mi devo confessare, certo che mi devo riconciliare, ma non devo avere paura di non essere degno, perché io non lo sono, non per i miei meriti, ma per la ricchezza del perdono di Dio. Come si può dire che l'Eucaristia è semplice devozione? È vita. Noi ci incontriamo la domenica non per dire le preghiere, statemi a sentire, noi ci incontriamo la domenica non per dire il Padre Nostro, per fare il segno della pace, per ascoltare le letture, sì, ma per arrivare al momento in cui Lui ti dice: sono io, mi vuoi? E tu gli devi rispondere: sì, per questo sono venuto. Corpus Domini, questo è il corpo del Signore che è dato per me. E allora oggi è portato in processione nelle nostre strade, lo viviamo di nuovo. Ma non dovremmo, Eucaristia significa grazia, no? Non dovremmo dirgli: Signore, grazie, grazie, grazie davvero. Perché quando le cose mi vanno, non mi vanno, quando il mondo mi va a favore o vado contrario, grazie, perché se mangio te, divento te, io sono forte di te, avrò il tuo coraggio, avrò dentro di me la forza e la speranza di te, e non saprò più a vivere, ma tu dentro di me. Questa è la più grande speranza, è il fatto che un giorno ci presenteremo in paradiso e busseremo alla porta, noi l'apriremo e saremo aperti, proprio perché siamo
riconosciuti e riconoscibili come cristificati. Cioè ci riconosceranno, dice, ah, sì, tale e quale a Gesù, trasca. E io sono tale e quale a Gesù perché ho mangiato Lui, ho ascoltato Lui, ho seguito Lui. Non sono più io che vivo, ma è Lui che vive dentro di me. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola.